È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati a svolgere in via sperimentale per la durata di 3 anni l'attività di bike sharing a flusso libero in città. Il servizio dovrà essere attivo 24 ore su 24 sull'intero territorio comunale con una flotta di massimo 6.000 biciclette sia tradizionali che a pedalata assistita. È stato pubblicato sul sito del Comune l'avviso pubblico per il bike sharing a flusso libero che fa seguito alla delibera del 13 settembre di quest'anno nel quale sono state definite le modalità di questo bike sharing a flusso libero in città. Mi auguro che la risposta a questo bando ci sia, che sia importante, perché questo bando va nella linea della promozione della ciclabilità e quindi della mobilità ecosostenibile in città, in linea con quanto previsto, con l'idea della mobilità che abbiamo in città, che abbiamo delineato nel PUMS approvato nel maggio dell'anno scorso. Voglio dire che sono tante le iniziative che stiamo portando avanti a favore appunto della mobilità pedestre ciclabile. Ricordo tra le altre che nel collegato pedestre ambientale abbiamo presentato l'anno scorso il progetto di una ciclabile su piazza di Corso Bentumberto. Non solo questo progetto prevedeva questo, ma vedeva anche il manager scolastico sulla mobilità, anche percorsi scuola, praticamente casa, fatti prendere in bicicletta ed altre iniziative, e su questo progetto in questi giorni, a Rimini, il sindaco riceverà un premio perché questo progetto non deve essere stato finanziato, è stato valutato tra i 3 migliori progetti italiani a favore appunto dell'ambiente e della mobilità in favore dell'ambiente.